Si sono chiuse anche oggi, senza esito, le operazioni di ricerca dei quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino. Le loro auto sono state ritrovate vicino al rifugio Casale da Monte, da dove sono partiti per una passeggiata sulla neve. Nelle ricerche di oggi coinvolti un centinaio di soccorritori arrivati da tutta Italia, tra soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco, polizia di Moena e 9° reggimento alpini dell'Aquila. All'opera anche unità cinofile, con 9 cani addestrati alla ricerca di persone sotto le valanghe. Questa mattina sono state impiegate anche speciali cariche esplosive da parte del soccorso alpino della Valle d'Aosta per far scendere la neve pericolosa accumulata dalla valanga che potrebbe ostruire il lavoro dei soccorritori. Si sta valutando anche l'uso di mezzi meccanici idonei per l'operazione di scavo. Ma io intanto sono qui anche per ringraziare questi uomini e queste donne straordinari appartenenti a tutti i corpi e le organizzazioni civili e militari del paese. Il dispiegamento di forze è molto molto ampio e si sta pianificando anche, soprattutto se queste ricerche continuassero ad essere infruttuose, l'intervento con mezzi meccanici più invasivi. È naturale che ogni ora che passa fa diminuire la speranza di trovarli vivi, anche se non ci arrendiamo e non dobbiamo arrenderci. Ci sono oggi decine e decine di persone che stanno in quota a lavorare per tentare di ritrovarli. Oggi e domani si continua con questa metodologia di ricerca e se appunto dovessero essere infruttuose, a partire da dopodomani si dovrebbe cominciare a intervenire con mezzi meccanici, sempre se le condizioni meteo dopodomani lo permettono, perché purtroppo è anche alle viste un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Oggi si è lavorato con circa 70 soccorritori e 8 unità cinofile. Il lavoro che è stato fatto stamattina inizialmente è stata bonificata la zona per evitare che ci fossero pericoli per i soccorritori e di seguito sono stati subito imbarcati tutti i soccorritori di varienti e le unità cinofile. Per quanto riguarda l'attività di oggi è stato fatto un sondaggio più spalla a spalla in modo da poter evitare che si tralasciassero degli spazi non ispezionati e con l'ausilio di unità cinofile sono state create delle buche con le sonde per permettere di sentire eventualmente odori da parte dell'unità cinofile. Si sta procedendo ancora con ulteriori sondaggi con la speranza di poter trovare qualcuno. Si sta pensando anche a utilizzare qualche mezzo meccanico in supporto alle attività di soccorso. Il problema è che ci sono accumuli di circa 8-9 metri e quindi è molto difficoltoso pure arrivare fin sotto al suolo. È ipotizzabile l'uso di mezzi? Beh, sicuramente nei prossimi giorni, se non dovessimo trovare nessuno, utilizzare i mezzi in supporto per le operazioni di scavo, insomma. Si riparte in sostanza domani mattina presto? Sì, come ogni giorno, quindi alle 7:30 c'è il rendezvous e poi si inizia con le operazioni di soccorso.